Mestre è una città sicura. Gli episodi di delittuosità che accadono sono episodi che vengono immediatamente individuati, vengono individuati i responsabili ed è una città che gode di un controllo del territorio notevolissimo con un impiego di forze di polizia che mai si era visto nel passato. Nel giorno di Ferragosto il prefetto di Venezia si è recato in visita nelle sale operative delle forze dell'ordine e della polizia locale per mostrare gratitudine a chi lavora costantemente nel presidiare il territorio. Un tour che ha toccato anche le sedi del SUEM e dei Vigili del Fuoco e si è concluso in Piazza Ferretto alla presenza di rappresentanti di polizia, carabinieri, polizia locale, guardia di finanza, guardia costiera, SUEM 118, Vigili del Fuoco, oltre all'assessore comunale alla sicurezza. Chi vive a Mestre deve sentirsi rassicurato perché non c'è perché tutti i reati nel giro di qualche ora hanno i responsabili. Noi conosciamo i responsabili dei reati che vengono denunciati o arrestati nel giro di pochissimo. Perché questo? Perché il territorio è fortemente vigilato, controllato. La visita è stata anche l'occasione per discutere delle peculiarità nella gestione e nel monitoraggio di una realtà come Venezia attraverso le funzionalità della Smart Control Room. Un'eccellenza per quanto riguarda la tecnologia e l'informatica del nostro territorio comunale. 637 telecamere stazionate su tutto il territorio comunale, 385 in terraferma che permettono l'identificazione e il controllo della città. Riconfermiamo il grande impegno della polizia locale su tutti i fronti, un impegno molto intenso che ci pregiamo di aver offerto finora e che garantiamo sicuramente anche per il futuro. È l'occasione anche per ringraziare tutti gli uomini e donne della polizia locale che ogni giorno, anche a rischio della propria incolumità, si mettono costantemente in gioco e si sacrificano per il bene comune.